Buongiorno, carissimi, buongiorno a tutti, come state? Eccoci qua per questo nuovo video tambu itinerante che prosegue settimanalmente come appuntamento fisso. Avete visto che insomma il mercoledì piuttosto che il giovedì siamo comunque in uscita con un nuovo video tambo. Allora, io spero siate bene, spero soprattutto che questi video vi piacciono e siano di vostro quindi gradimento. Dunque, l'argomento di cui vorrei parlarvi oggi riguarda la nostra visione dei problemi, quindi in che modo ci rapportiamo con i problemi. Problemi in generale, quindi tutto ciò che noi affrontiamo quotidianamente, tutte le nostre vicissitudini che ci capita di dover affrontare nelle nostre giornate, quindi dai problemi più di ordinaria, diciamo, amministrazione, magari problemi un po' più seri o comunque problemi che riguardano anche il nostro lavoro, problemi in generale. Quindi un qualcosa, identifico il problema come un qualcosa a cui pensare, che mi dà da pensare e che mi impegna appunto dal punto di vista mentale. Dunque, l'atteggiamento che noi dovremmo assumere nei confronti dei problemi è quello di, anche qui c'entra sempre la psicologia, quindi è sempre una questione mentale. Tutto quello che noi affrontiamo, che noi viviamo, il nostro modo appunto di rapportarci con le cose piuttosto che con le persone, dipende sempre dal nostro stato mentale, quindi da come noi ci rapportiamo appunto con gli altri e con, in questo caso, con le cose, quindi con qualcosa che in qualche modo ci impegna, mentalmente. Forse in questo caso, proprio perché è, il problema, quando c'è un problema, il problema riguarda noi, o comunque riguarda la nostra sfera affettiva, o comunque riguarda un qualcosa anche in ambito lavorativo che comunque in cui vede noi come persone direttamente coinvolte. Quindi il problema effettivamente è qualcosa che ci coinvolge in prima persona, anche se effettivamente anche il rapporto con gli altri è qualcosa che ci impegna in questo senso. Trovo però più coinvolgente, se vogliamo usare questo aggettivo, il fatto che il problema riguardi noi o comunque qualcosa che ci impegna direttamente, appunto. E la gestione dei problemi è sempre un qualcosa di molto complicato, perché comunque non è così facile riuscire a gestire i problemi. Ci sono problemi di diversa natura, di vario tipo, quindi è chiaro che se per noi è un problema il fatto di, tra virgolette, non trovare il tempo di andare a far benzina, ecco, piuttosto che il dover riprogrammare la propria vita perché c'è un'urgenza familiare, una visita medica, piuttosto che un ricovero ospedaliero, quindi qualcosa ovviamente di, insomma, sono due problematiche direi molto diverse, quindi lo affrontiamo anche qui in maniera decisamente differente, perché un conto è dire appunto devo andare a mettere, a fare il pieno alla macchina, ma prima o poi lo dovrò fare, dipende da me. È un problema che ha un termine, perché se finisce la benzina è chiaro che rimani a piedi, o comunque è un qualcosa che devi insomma obbligatoriamente risolvere ed è un qualcosa che tutto sommato è un problema piccolo, anche se incastrato tra tutti i problemi quotidiani, diventa comunque un qualcosa a cui pensare.
Diverso è ovvio il problema che può riguardare un ricovero ospedaliero, una visita medica, comunque qualcosa che ha a che fare con la sanità o comunque che tocca la salute della persona. È decisamente una cosa più impegnativa, più importante, ci coinvolge sicuramente in maniera diversa che non, ripeto, il problema banale del problema banale, anche questi che attraversano la strada così sono problemi, ma insomma cerchiamo di fare in modo che i problemi, questo tipo di problema rimanga loro e non diventi nostro. Comunque anche qui, voglio dire, problemi all'ordine del giorno, avete visto anche in diretta, abbiamo comunque constatato che purtroppo di problemi ce n'è quanti ne vogliamo. Il problema è, come dicevo, appunto il nostro approccio mentale, che non è sempre facile perché, ripeto, ci sono problemi e problemi. Il modo migliore, la cosa più, come dire, la cosa che ci può salvare, quindi una soluzione in realtà c'è, e riguarda il nostro atteggiamento. Nel senso che se noi alla parola problema sostituiamo la parola, o anzi in realtà sono due parole e mezza, situazione da risolvere, sembra una stupidaggine, però effettivamente cambia un pochettino il modo, ripeto, di approcciarsi il modo di approcciarsi alla situazione, chiamiamola situazione. Perché se noi siamo in grado di renderci conto che qualsiasi cosa ci capiti è un qualcosa che, una situazione quindi, che dobbiamo risolvere, sembra che questa cosa dia una, cioè che il problema, che non è più, diventa un'altra cosa e quindi non è più un problema, sembra che sia più facile o comunque è più diversa e diverso è l'approccio che si ha con questa appunto situazione. E vi faccio un esempio banalissimo, appunto al di là di quello della benzina. L'altro giorno avevo delle monete in mano, avevo una moneta da 2 euro e una moneta da 1 euro. Li tenevo in tasca, ho detto devo metterli in un piccolo contenitore che tengo in macchina, che ha praticamente un sacco di monete che quando ho necessità di parcheggiare a pagamento sono subito a disposizione. L'altro giorno, convinta di avere ancora in mano questo euro e questi 2 euro, a un certo punto mi ritrovo solo con l'euro, con gli 2 euro. Ho detto, cavolo, ma dove è finito l'euro? Boh, per terra non c'era, non ho sentito nessun rumore, insomma, la moneta fa un rumore, suono metallico, quindi comunque ha un certo suono, insomma, un certo rumore. Niente, questo euro non era uscito. Per cui ho detto, vabbè, in questo caso mi scocciava aver perso un euro, però che cosa mi sono detta? Vabbè, diciamo che mi è rimasta la moneta da 2 euro, sarebbe stato peggio se avessi perso quella moneta da 2 euro e mi fosse rimasta in mano quella da 1 euro. Quindi questo è l'atteggiamento un po' che noi dobbiamo cercare di avere, cioè di vedere un po' il male minore. E se è possibile, perché ripeto, io non voglio assolutamente dire tutti i problemi sono risolvibili, ci sono dei problemi che non dipendono da noi, ci sono delle problematiche, delle situazioni da risolvere che magari ci impegnano di più, nel senso che non sono immediate, come appunto andare a fare benzina alla macchina, ma sono delle situazioni che hanno un percorso particolare, diverso, e quindi è chiaro che magari la soluzione non si trova subito. Quindi possono essere chiaramente delle situazioni particolari. Ma se noi queste situazioni particolari, che non sono ovviamente paragonabili a situazioni, diciamo, del nostro quotidiano, potremmo comunque, ecco,
unire tutto insieme in questa cosa, cioè cercare di vedere in qualche modo il male minore. Mi è scaduta l'assicurazione, adesso io faccio degli ambiti, degli esempi in ambiti automobilistici perché sono quelli, vado a pagarla, male che vada pagherò una multa. Cioè, che cosa si può fare? Non è che più che dirsi una serie di fare a se stessi una serie di complimenti, te lo sei dimenticato, te lo potevi scrivere, eccetera, eccetera, poi dici, vabbè, pago e finisce lì. Oppure, per esempio, quest'anno io avevo la revisione della macchina, ma secondo voi io me lo sono ricordato? No, per fortuna che è arrivato un messaggino, dico, cavolo, è vero, devo pagare... devo fare la revisione della macchina, ecco, tra l'altro devo anche pagare il bollo, quindi comunque sono tutte cose che si sommano, che sono anche incombenti, perché ovviamente io personalmente poi se mi capita di dimenticarmi di qualcosa vado subito un po' in agitazione e questa è una cosa che effettivamente non dovrebbe accadere, però ripeto, all'inizio vado subito in agitazione, dico mannaggia, insomma mi faccio tanti complimenti per essermi dimenticata piuttosto per non aver fatto alcune cose, poi dico vabbè, facciamo così, facciamo cos'ha, e quindi e affrontare, è chiaro, se c'è da pagare si paga, se si è dimenticato pazienza, a volte uno alcune cose non le fa neanche in malafede, però dici vabbè, è successo, pagherò, farò, prenderò appuntamento, aspetterò. D'altronde il fasciarsi la testa prima che questa situazione si risolva non porta da nessuna parte, e questo dovrebbe aiutarci a essere anche meno ansiosi, se si riuscisse. Ma questo lo dico anche a me stessa, perché è sempre molto complicato riuscire a gestire diverse situazioni. Tra l'altro, a volte queste problematiche sono piccole, ma il problema è che se si sommano, dici cavolo, qui è tutto una roba un po' particolare, cioè diventa veramente, ecco, ci sentiamo un po' sopraffare da tante piccole cose da aggiustare, da verificare, in cui comunque bisogna, come dire, darsi una mossa, e quindi diventa chiaramente, scusate, oggi non ho fissato bene il telefono e quindi ogni sobbalzo si sente e soprattutto lo si vede, ma l'audio sicuramente è perfetto, quindi mi faccio forza di questa cosa. In ambito chitarristico, qual è la problematica che ci può essere e che vi può portare a buttare la chitarra all'aria? No, speriamo di no, non buttate le chitarre che sono tanto caruccia. Attenzione che qui adesso abbiamo un attimo di ballamento. Vediamo un po' questo dove deve andare, vediamo un po', va indietro. Allora se lui va indietro io potrei andare avanti. Sì, perfetto. Allora, che le dita non suonino perfettamente le corde potrebbe essere un problema, che il plettro vi scappa quando cercate di suonarlo con la vostra mano per pennare o plettrare le corde, che un accordo non vi venga bene, che un barré non vi venga bene, che la posizione non è forse, non riuscite a trovare la posizione corretta nell'imbracciare la chitarra. Tante sono le problematiche, tante possono essere le soluzioni, perché al di là della soluzione, o meglio, la soluzione c'è, perché c'è una soluzione per tutto, però la soluzione è, bisogna avere pazienza. Uno, due, la cosa più pratica che potete fare, se vedete che quell'accordo dopo 4, 5, 6 volte non vi viene, state fermi per un giorno, mollate la chitarra, dimenticatevela, non guardatela neanche, lasciate perdere, lasciatela stare per un giorno, fate altro in modo da sbollire anche un po' la rabbia, perché io immagino che prova una volta, prova due volte, prova tre volte, alla decima volta senti solo male alle dita e girano anche un po' le scatole. Quindi
che sia comunque un accordo, che siano il dolore alle dita, che siano pennate che non funzionino tanto bene, voi per un giorno mollate la chitarra, lasciatela lì nella custodia, riprendetela il giorno dopo. Come va? Va meglio? È sempre uguale? Mollatela di nuovo, un altro giorno. Non stiamo appiccicati al problema, non cerchiamo di arrivare per queste nostre problematiche più, diciamo, tra virgolette, banali, non stiamo appiccicati al problema, non cerchiamo per forza subito, immediatamente la soluzione. Perché, ragazzi, suonare la chitarra è comunque un esercizio prettamente fisico. Quindi, se in quel momento magari siete anche stanchi, magari siete arrivati già nervosi di vostro, magari tante possono essere le situazioni. Quindi, se l'approccio con la chitarra non è anche, insomma, di un certo tipo, non vi verrà bene. È come quando voi siete già arrabbiati e incontrate un amico: ciao, come va? Oh, lascia perdere, guarda, oggi veramente, mamma mia! E lo aggredite in questo modo, che non è neanche carino. Quindi la soluzione, banalissima ma efficace: fate finta di dimenticarvi della chitarra, anzi, non fate finta, dimenticatevi la chitarra, lasciate perdere e per una giornata la chitarra, così voi sarete assolutamente sicuri che o il giorno dopo o quello dopo ancora potreste avere un approccio diverso, sicuramente migliore, sicuramente più calmo, e quindi arrivare a quella soluzione che in maniera molto così quasi naturale trovate e dite: cavolo, se l'avessi fatto magari prima, perché noi siamo anche testoni, e quindi la soluzione è tutta lì. Vi ringrazio per questo nuovo video tambu. Io sono arrivata alla mia destinazione. Vi auguro una buona giornata. Grazie di nuovo per avermi accompagnato per l'ennesima volta. E vi ricordo la mia pagina di YouTube, Tambus Art. Cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanella per ricevere le mie notifiche. Stessa cosa per la mia pagina Facebook Tambus Art, e per cui non mi resta che salutarvi, vi aspetto e vi auguro una buona giornata. Ciao!